questa è una conferenza inaugurale di un progetto che abbiamo sottoscritto esattamente il 14 giugno dell'anno scorso e che non riguarda solamente l'argomento dell'aggiornamento professionale, ma altri argomenti, quali stati vegetativi, riordino della guardia medica, della continuità assistenziale, e sono 7 argomenti. Qualcuno sta andando più avanti, e ogni mese facciamo il punto, poi ogni 3-4 mesi c'è una riunione plenaria con tutti i gruppi di lavoro. E stavo dicendo solo questo, ecco, forse mancavo di dire, ma che il 19 dicembre c'è stata un'anteprima di questa inaugurazione, si è svolto a Terracina un incontro sulla cartella clinica. E come i colleghi hanno visto, perché la lettera è stata spedita a domicilio di tutti i 552 colleghi dipendenti che sono iscritti da noi, stavo sottolineando che sono un po' di più, sono circa 800 i medici che lavorano alla dipendenza dell'ASL. Molti di questi, ormai 30-35%, forza lavoro precaria. E quindi ecco, stavo preannunciando questa inaugurazione di questo corso, di questo progetto che impegnerà l'ASL e l'Ordine per questo triennio, andando a incontro con dei corsi, con degli eventi, sia l'ECM, nel frattempo, dopo il 14 giugno, data della sottoscrizione, sia l'ASL che l'Ordine dei Medici sono stati accreditati come provider presso la Regione Lazio e quindi gratuitamente possiamo offrire in questo campo dei corsi, degli eventi basati sui fabbisogni, dei sondaggi che sono stati fatti dal settore formazione e anche da alcuni incontri preparatori che abbiamo avuto con i primari dell'area e continueranno, perché l'idea non è quella di imporre, no, dottor Sponsili, ma quella di andare incontro a necessità vere affinché il lavoro dei medici dipendenti, una categoria che vediamo particolarmente lavorare in una maniera un pochino delicata, così piena di rischi, di dare dei supporti per poter lavorare più serenamente. Stavo pensando oggi, dico, tutti fanno delle giornate dell'orgoglio, no? C'è l'orgoglio padano oggi, poi c'è l'orgoglio che. Ecco, questo non si addice perché l'orgoglio ce l'abbiamo tutti i giorni per il nostro lavoro, ma così, essere un po' più fortificati, essere più sereni, sollevarci da uno stato di frustrazione che spesso vedo incontrando i colleghi, questo ci farebbe piacere, ma prima di tutto penso al datore di lavoro. Quindi a lei la parola, direttore. Già hai acceso questo? Sì. È più alto. No, no, me lo prendo in mano. Dunque, quando sono venuto qui, prima come commissario e poi come direttore generale, ho letto diverse volte la stampa. E sulla stampa ho notato che c'era una presenza frequente e anche molto puntuale dell'Ordine dei Medici di Latina. Questa cosa mi ha incuriosito molto. È possibile che l'Ordine dei Medici di Latina sia così attento all'operato dell'azienda? Poi ho capito perché. Perché il presidente dell'Ordine si chiama Righetti, cioè che è una persona particolarmente attiva, che ha una visione dell'Ordine, di cui lui è presidente, che non è soltanto quello, va bene, di tutelare gli iscritti o di promuovere, no, quello che è la politica dell'ordine, cioè nel salvaguardare i propri iscritti e nel rappresentare anche, diciamo, come ente ausiliario il Ministero della Sanità, ma bensì proprio di una operatività forte, cercando interlocutori possibili per attivare percorsi virtuosi e percorsi che sicuramente, se condivisi, favoriscono anche l'azienda e quindi anche il personale dell'azienda stesso. E quindi prendo atto di questa capacità del Presidente dell'Ordine di aver addirittura di avermi fatto sottoscrivere con lui un pacchetto di progetti che noi chiamiamo nuove sinergie. Ed è quello di cui lui parlava precedentemente. Sono, se ricordo bene, 6 o 7 progetti. In cui che ognuno è un progetto, secondo me, diciamo, fortemente significativo,
anche perché in genere ha un'ottima interazione tra l'ordine in quanto ente ausiliario del Ministero della Salute, ma anche tra l'azienda stessa, e quindi anche una maggiore integrazione tra il personale medico dipendente e il personale medico a vario titolo rappresentato dall'ordine. E questa non è cosa di poco conto, perché sicuramente è quel, diciamo, anello di congiunzione che ci permette di poter effettivamente integrare il mondo medico convenzionato a qualsiasi titolo con i medici dipendenti. Dato che io ho sempre sostenuto, e ormai è circa un anno e mezzo che mi sentite parlare quelle rare volte che parlo in pubblico, che la sanità oggi si fa anche puntando molto sul territorio. E puntando molto sul territorio, anche se ogni tanto ho qualche screzio col mio amico Mario Mellacina, dico che passa attraverso un'integrazione e un riconoscimento del medico di medicina generale. Perché non c'è dubbio che il medico di medicina generale è quello che può indurre sofferenza al servizio sanitario regionale, ma può essere anche un grande facilitatore. Quando dico indurre sofferenza al servizio sanitario regionale, perché sicuramente gli riconosco che è un ipotetico induttore di spesa, no? Però è anche vero che se noi lavoriamo e sappiamo lavorare assieme attraverso un percorso comune, può diventare una risorsa fortissima, perché è colui che poi di fatto ha la presa in carico del cittadino utente, del paziente. Cioè, io voglio che l'ospedale faccia l'ospedale, il territorio faccia il territorio, sapendo che c'è questa figura fortemente significativa, così come anche del pediatra di libera scelta. Quindi un ripensare, un modello organizzativo su cui effettivamente ci possa essere questa continua sinergia tra chi rappresenta appunto i medici in quanto tali e noi come azienda. Io non sono un datore di lavoro, né amo definirmi un datore di lavoro. Io sono colui che oggi è prestato a questa azienda, se degnamente o indegnamente, a far sì che questa azienda possa essere la prima nel Lazio. Una scommessa che faccio io, una scommessa che faccio con voi. E credo che in realtà, anche sulla base di alcuni dati, questo risultato, non dico l'abbiamo già ottenuto, ma siamo sulla buona strada. Come concludo? Concludo dicendo soltanto che forse abbiamo scelto la strada giusta. Percorriamola fino in fondo, o vinciamo o perdiamo. Grazie. Do la parola quindi a Maurizio Maggiorotti, che abbiamo il piacere di avere ancora fra noi. Noi siamo orgogliosi di averlo avuto a battesimo dopo pochi giorni. Sì, adesso... No, mi dà fastidio. No, adesso ci spostiamo perché seguiamo anche noi. Abbiamo tenuto a battesimo Maurizio Maggiorotti a pochi giorni dalla nascita dell'associazione, che in pochi anni si è affermata e tutti la conoscono, e ha influito fortemente sul codice deontologico, su alcuni articoli che riguardano i rapporti dei consulenti del CTU, sta influendo fortemente su alcune scelte di politica, anche di governo, per quanto riguarda le polizze assicurative. Sono tutti temi che voi vedete sui giornali e che saranno anche oggetto di una parte dei corsi, soprattutto quelli sulla polizze assicurative e sulla responsabilità professionale. Non voglio sottrarre altro tempo, quindi Maurizio ti ringrazio di nuovo e buona conferenza. Grazie Gianni e un saluto a tutti i colleghi presenti. Sono contento di vedere un'aula piuttosto piena. Girando ormai da 10 anni un po' ovunque in Italia, ho visto tante volte aule vuote, aule gremite con gente in piedi, non si è capito bene perché, onestamente, visto che poi quello di cui andiamo a parlare è un problema che ci tocca nel vivo, ci tocca nell'anima, ci tocca nel portafoglio, ci tocca a 360 gradi. Il compito che mi ha dato Gianni oggi è un compito gravoso, interessante, quindi ho accettato la cosa. Spero di non annoiarvi, la chiacchierata è abbastanza lunga perché l'idea presuntuosa è quella di riuscire a fare diagnosi e terapia del contenzioso, che non è poca cosa. Quello che sarà un po' questa chiacchierata, appunto, è l'analisi del contenzioso in tutte le sue forme. Io penso che questo tipo di pubblicità stradale racchiuda un po' tutto quello che è quello che noi stiamo vivendo. Andare a operare
e passare a fianco a un cartellone statale del genere, capite bene che tipo di problema crei nel chirurgo e che tipo di problematica crei nel paziente. Ma teniamo presente che sui giornali assistiamo regolarmente a questo tipo di pubblicità. Esistono siti internet che continuano a propagandare l'argomento, ci sono volantinaggi fuori dagli ospedali, vengono avvicinati i pazienti con i sindacati, con le sigle più strane, che poi sindacati non sono, che vogliono assolutamente essere in teoria dalla parte del cittadino e spingere a un contenzioso. Studi legali che fanno solo parafanghi e medici, perché sono le cose che oggi rendono di più. Se voi provate ad andare su internet e digitare la parola colpa medica, venite subissati di offerte da tutte le parti. C'è l'ira di Dio di consulenti, di medici legali, di avvocati, di associazioni che sono pronte alla battaglia verso i medici. Alla fantasia non c'è limite. Siamo arrivati ai franchising per denunciare i medici. Questo è il tipo di situazione che stiamo vivendo. Ogni anno si contano grosso modo 30.000 denunce o richieste di risarcimento che colpiscono medici o strutture sanitarie. È un numero in costante aumento. Anche se poi i 2/3 verranno assolti o la domanda viene rigettata per l'infondatezza dell'azione, la situazione con la quale ci stiamo confrontando è questa. Oggi l'80% di noi riceve, ha ricevuto o riceverà una richiesta di risarcimento o una denuncia. Se parliamo di chirurghi possiamo dire tranquillamente il 100%. Sappiamo tutti che un processo dura dai 5 agli 8 anni, non è una novità. La novità è la riflessione che ne scaturisce, che tra l'80 e il 100% di noi trascorre un quarto della propria esistenza lavorativa sotto processo, a districarsi con le cause e con le carte legali. Di fatto è un primato che abbiamo noi, non ce l'hanno i stupratori, non ce l'hanno gli spacciatori, i chirurghi sì. È un dato di fatto che l'80%, ma ormai possiamo dire il 100% di noi, mette in atto la medicina difensiva. E bisogna capirsi molto bene su che cos'è la medicina difensiva, dato che sento le più strane definizioni di medicina difensiva. La medicina difensiva è l'operare delle scelte che sono condizionate da cautela giudiziaria più che da convincimento scientifico. Cioè, medicina difensiva non significa chiedere un elettroencefalogramma a chi ha mal di pancia, quella è medicina stupida. Medicina difensiva significa fare un angio-RM a chi ha un mal di testa. Ma è ormai una situazione obbligatoria e vedremo anche perché alla luce delle recenti sentenze. Quindi un eccesso di esami, cominciare a evitare i pazienti a rischio. È storia di pochi giorni fa, forse l'avrete letto sui giornali, di un collega, peraltro un iscritto ad Amami, che ha pensato bene di restituire i soldi alla paziente e dirgli io non la opero. Perché? Cos'era successo? Che questa paziente aveva subito un intervento di neurochirurgia per un'ernia del disco, è arrivata dal collega per un fatto emorroidario e gli ha detto io sono un classico esempio di mala sanità, voglio che lei mi operi perché dopo l'intervento per ernia mi sono venute le emorroidi, questa è colpa del chirurgo che poi denuncerò. A quel punto il collega gli ha detto riprenda i soldi della visita e vada via. Siamo usciti sui giornali con questa notizia, siamo finiti al TG5, eccetera, eccetera, e questa è la medicina evitativa. Noi abbiamo una serie di problematiche infinite, o finite anche, perché abbiamo provato a raggrupparle. E grosso modo noi viviamo questi quattro tipi di problematiche. La più importante, la più stringente, è sicuramente la problematica assicurativa. Problematica assicurativa, io a questo punto in genere mi diverto a chiedere a chi mi ascolta se è sicuro di essere assicurato. Ma io tempo fa
diciamo erano 4-5 anni fa, forse i colleghi erano un pochino meno informati, e chiesi di alzare le mani a chi era sicuro di essere assicurato. E le alzarono tutti. Beh, dopo 4 slide tutti erano convinti di non essere assicurati. Innanzitutto perché la prima domanda che gli facevo era: ma avete una claims made o una loss occurrence? E lì cominci a vedere gli occhi che girano, dici, boh, chissà, avrò una cosa o l'altra. Lo spiego rapidamente. La loss occurrence è quella che credete di avere, ossia una clausola che identifica il sinistro come il momento in cui si è verificato l'evento. Che significa? Significa che se voi avete operato un paziente nel 2006 e oggi lo scoprite, che c'è stato un problema per cui c'è da pagare, c'è da restituire, da risarcire un paziente leso, chi pagherà se avete l'assicurazione? Beh, l'assicurazione che avevate nel 2006. La loss occurrence non esiste più. Quindi nessuno di voi ha in casa una polizza che abbia questo tipo di clausola. Oggi tutti avete una claims made, che è il motivo per cui tutti quanti non hanno più l'assicurazione che avevano 10 anni fa. Stranamente è stata cambiata in corso d'opera. Chi per un motivo, chi per un altro. L'assicurazione non c'ha più quella di 10-15 anni fa, che era una loss occurrence. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una piccola clausola che spiega, che non spiega, questo. Dice, il sinistro è il momento in cui il medico riceve la richiesta. Che significa? Che per quel caso famoso di cui abbiamo parlato adesso, il 2006, chi pagherà non è più la compagnia che non avete più, ma quella di oggi. Perché il sinistro quand'è che si verifica per la clausola claims made? Nel momento in cui avete la notizia del sinistro, non quando avete commesso l'eventuale danno. Peccato che c'è una retroattività limitata normalmente a 2 anni. Quindi non avete nessuna copertura. Nelle clausole che nessuno legge c'è scritto questo, e ce l'avete tutti. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate nel periodo di validità, che vuol dire che nel momento in cui la compagnia vi lascia, voi non avete più copertura, perché quella copertura lì è finita al momento in cui vi lascia, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima, dal momento della stipula. È molto importante che le...